Ehi laggiù ormai, io sono Mattites e ben ritrovati in questo nuovo video di Expeditions Viking. Pensavo di terminare la mia sessione di registrazione con il video precedente, ma invece no, perché stiamo messi in una situazione davvero molto interessante e vorrei concludere questa situazione molto interessante prima di chiudere il gioco. Detto ciò, eccoci da Myrddin, dopo aver salvato Cillian. Oh, grazie Dagda, siete vivo. Sei vivo. Provo a parlare, ma la sua voce non ce la fa. Si mette a singhiozzare sulla spalla del Vorm. Lo so, ora sei sicuro, non possono più farti male. Grazie, Matthetes. Non ho dubbi che saremmo entrambi morti senza il tuo aiuto. Se non oggi, magari tra un mese. Farei la 2, dai, cerchiamo di mettere in buona luce Caustantin. Non avete bisogno di ringraziare me, o abbiamo semplicemente fatto come ti ha chiesto Caustantin. Bene, presto avrò un'opportunità di ringraziarlo personalmente per avermi mandato. Saremo tutti con voi aperti. Avete guadagnato questo. Bene, allora, saremo giusto dietro di voi. Ok, quindi dobbiamo tornare a Aperth e portare con noi Caustantin. Ma qua non c'è neanche un. Sì, perché non ci sia. Per portarmi a dire. Sì, perché non ci sia neanche un Cairn da queste parti. Non mi pare che ne avessimo trovato nella scorsa. Trovati nella scorsa esplorazione. Abbiamo trovato quella croce là, ok. Ma di Cairn mi pare di no. Lui vorrei essere sicuro di aver cercato attentamente in modo da non lasciare roba in giro. Tra l'altro, questi sono tutti i cadaveri che possiamo saccheggiare. Ma forse anche nella grotta era così. Effettivamente, noi ci abbiamo pensato di. Questo perché no? Qualche cairn qua, no? Qui c'è questa bimba, che niente. Neanche questa. Ah, ma cioè, tutti i bambini praticamente sono. Perché Cillian è ancora là, scusami? Abbiamo salvato Lel. Questo è un piccolo bug, direi. Però mi sa che no, che tutto quello che potevamo esplorare l'abbiamo esplorato effettivamente, per cui o non c'è un cairn o l'abbiamo trovato qualche episodio fa e non me ne sovvengo. Magari mi ricordo male. Allora, adesso dovremmo avere tutti e due al seguito, no? Sia Cillian che Myrddin. Che tra l'altro io qualche episodio fa penso che Myrddin fosse quello che ci tormentava nei sogni, ma in realtà no. Allora, abbiamo dei cosi occupati da liberare? Sì, questo. Però effettivamente andare in là. Ah, già, questo è infettato perché c'è la storia del serpente. Allora farei questo combattimento, lo metto in pausa per risparmiarvelo, perché tanto è uno di quelli soliti così da accampamento. Non vi serve osservarlo con attenzione. Voilà, eccoci tornati. Flawless victory. Nessun problema a nessuno di essi. Allora, mettiamo Roskva a curare il nostro poverino. Ok. 5 medicine non è una buona cosa perché. Vediamo
medicine mancano sempre. Abbiamo un sacco di roba che potremmo. Tu non fare scout, fai di nuovo un preserve. Così, ok, vanno male 3 di carne, ma ci sta. Facciamo 29 comunque di preserve, stiamo facendo un sacco di roba. Ottimo. Boh. Adesso succede qualcosa. Intanto dovrei mettere questo, ecco, faccino qua. Ah, è moderata. Ah, cavolo, non è curato. Avrei dovuto mettere due shift. Sono stato stupido. Va bene. Mo, allora, abbiamo trovato questo. 15 di legno e andiamo qua giù, direi. Ah, lui è ancora... Sì. Portiamo gli altri che abbiamo usato adesso. Ok, e andiamo a consegnare il nostro pacco, che in realtà è Mirrdin. Ah, cioè, ok. Detto che gli avevano promesso di venire qua a saccheggiare questo, ma poi... Anoknia, I once prepared my crew to raid Cioè, no, Perth. voleva venire a Then the saccheggiare scouts Perth, leave the ma alla fin showdown, fine gli hanno promesso di promising venire a an easier, saccheggiare il nostro wealthier villaggio, quindi è target. finito là nel nostro villaggio. I sometimes wonder what might have been. Voilà, eccoci. E vediamo cosa si sblocca adesso come situazione, poi magari dovremmo spostarci, andare a vedere magari i tizi al nord. Non so. Ciao Constantine, ti avevo già fatto un sacco di favori, eh? Ok, è subito attratto dall'uomo che ci sta seguendo. È davvero lui? È davvero l'ultimo dei druidi? Permettetemi di introdurre... Il druido Mirrdin Emrys e il suo apprendista, Cillian. Vostra Eminenza, sono onorato di avervi come ospite nella mia casa. Sì, Vostra Maestà, io sono anche onorato di essere ospite qui. La vostra scelta di emissari era particolarmente strana, ma sono venuto a vedere se c'è della saggezza alla fine di questo. È poco verosimile che starò no, è molto inverosimile che sarei qui davanti a voi se avessi mandato qualcuno di meno efficace. Questa tua lode significa molto per me. Ho un grande debito di gratitudine con il Thegn Mazzetes. Posso dirvi già che avete già delle nuove preoccupazioni nella vostra testa. Permetterò che uno dei vostri sudditi mi spieghi dov'è la mia nuova casa. Vi darò la tranquillità di poter parlare. Ok, una delle donne conduce Mirrdin fuori dalla stanza. Un uomo davvero saggio. Oh, sarà molto prezioso per i nostri sforzi, ne sono sicuro. Farei la 3. Con tutto il rispetto dovuto, l'ho portato qui per il mio guadagno personale, quello del mio clan.
Ho fatto abbastanza per guadagnare il vostro supporto. Un punto importante, vi devo di più del mio ringraziamento. Per favore, accettate questi regali come segno della mia gratitudine. Spero che questo sia un ringraziamento sufficiente. 2500 variable, ci sta. Avete fatto abbastanza per guadagnare il mio rispetto, ma non posso soggettare i miei guerrieri alla vostra causa, fin tanto che non avete portato abbastanza stabilità al mio regno. In vista di come tratto generosamente quelli che mi aiutano, mi assisterete con ancora un'ultima questione? No, con una questione in più, non è l'ultima. Andrei sulla seconda. Chiamarli alleati secondo me li tira un po' in ballo. Farò quello che posso per i miei alleati Pitti. Ascoltati attentamente allora, perché questo esito è di massima importanza. Se falliamo ora, non ci sarà più speranza per essere per un'alba unificata. Come potrei conoscere? C'è un altro regno che ci confina all'ovest. Pictavia ha delle relazioni strette con il regno gaelico di Dalriata. Se vi lasciamo da parte qualche occasionale guerra, scaramuccia di vicinanza. Per l'ultimo anno ho negoziato il matrimonio tra mio figlio e la figlia del re Don Coirx di Dalriata. Un'unione del genere porterà i nostri regni insieme per una buona volta. Le negoziazioni sono arrivate al stadio finale e il matrimonio si sta preparando mentre noi parliamo. Ma qualcosa è capitata in mezzo. Ho perso contatti con Don Coirx. Come sei stato in passato in contatto con lui? Ho mandato due gruppi di emissari, scorsa settimana, ma nessuno è tornato. Ho paura che qualcosa di terribile sia successo loro. Non prendo in considerazione che vada lui, cioè se due gruppi di emissari non sono andati, perché dovrebbe andarci in persona? Cosa ci chiedi da parte nostra? Vai a ovest, da Dalriata e Doinkoirk. E scopri che cosa è successo. Se ancora vive là, e speriamo Dio che ci aiuti altrimenti, porta la principessa Finguala a Perth, così che possa sposare mio figlio. Farò quello che posso. Allora vai con Dio, il mio o il vostro, qualunque ti favorisca di più. O entrambi, se si tollereranno tra di loro. Ok, ma spero che ci sia aumentata anche la reputazione in qualche modo, no? No? Intanto non stiamo più filando quelli di Northumbria, ma in realtà perché. Ah, guarda Cillian e Myrddin. Possiamo parlare con loro. Voglio solo vedere una curiosità. Gaelic. Questo si vedrà. Questo possiamo farlo anche in realtà adesso. Cosa volevo dire? Qua, 3 giorni. Ah no, ecco, come siamo nei confronti dei Pitti? Perché è ancora neutrale? Gli abbiamo salvato la vita praticamente? Ho portato un druido morto per sempre? Se vuole vederti, dovrei parlare con lui se hai bisogno di qualcosa. Ok. Hai la mia eterna gratitudine, Vikingo. L'hai più che guadagnata. Non posso pensare a nulla oltre a te. Che avrebbe potuto salvare sia Cillian che me
fuori da quel pasticcio. Ti stai adattando qui? Oh sì, avevo sbagliato a resistere alla tua offerta. Dopo infinite decadi di solitudine, avevo dimenticato cosa significasse essere un leader di una fede. Ci sono molti qui che ancora seguono i vecchi dei, e molti di più di quanti mi aspettassi. Killian è molto felice di essere qui nel mondo. Dovresti averlo visto quando è entrato per la prima volta in città. Sta già corteggiando una delle ragazze locali, penso. Venderei qualcosa delle tue medicine e rimedi? Sì, te le venderò. Te e la tua gente. Di cosa hai bisogno? Ah, ok, no, sono i trinket, quelli che ti puoi craftare da usare in combattimento. Allora, andiamo a vedere i due vichinghi là, vedere se riusciamo a liberarli. Spero che non causiamo guai, però dai. Con la diplomazia teoricamente non dovrebbe darci troppo casino. Perché gli altri non mi seguono mai? Che cavolo succede agli altri che si clippano sempre? Boh. Darei questa, Diplomacy 4, il mio nome è Mattetes, sono un importante alleato di Constantine, ho bisogno che tu lasci queste persone andare, sono di vitale importanza. Ah sì, ho sentito di te, molte buone cose. Va bene, se dici che queste persone devono essere libere, le lascerò nella tua custodia. Non mi dispiacerebbe comunque occuparmi di altro per una buona volta. Andate. Molto obbligati, Thegn Mazzetes. Sì, grazie, ci vediamo a Schierno. Ah, è aumentata la prosperità, fico, ma abbiamo dei... Cioè, sono dei thrall loro o no? No, mi sa di no. Perché si sono clippati malissimo in giro? Non lo so. Comunque, abbiamo finito questo, loro non hanno perso reputazione né nulla. Vorrei vendere delle robe, ma mi sa che non conviene ancora, perché qua ci vogliono tutti male, vero? Se vedo da questi... dice che... disagreeable prices, non voglio vendere le razioni per le... A parte che è più schissimo... Ah no, scusa. Io voglio vendere le mie razioni per le tue erbe. Una razione, zero erbe. Due razioni, un'erba. No, non conviene, tanto non abbiamo urgenza per ora. Va bene, a presto, ciao, ciao. Dove dobbiamo andare? Prossimo obiettivo? Andare su a nord? Oppure andare a... Questo, dove ci porterà questo? Andiamo a vedere solo la mappa, poi stacchiamo. Dov'è che è il cosillipo qua? Dai, dai, veloci, correte, correte, veloci, veloci. Vediamo così tra l'altro perché si clippano, a un certo punto spariscono malissimo. Adesso vuoi vedere che non succede niente? No, infatti sono arrivati tutti tranquilli, vabbè. E niente. No, vediamo, dov'è che dobbiamo andare? Dove dobbiamo direzionarci? Pallini non ne vedo. A ovest, ovest è di qua, ma... ah, ok. Fin qua, è un bel po' fin qua, eh. Dopo McDonnell. Ci avviciniamo per caso? No, siamo lontanissimi dal mondo, anche là. Spenderemo un bel po' di tempo, arriveremo oltre qua. Però è importante farlo perché se concludiamo questo, probabilmente i Pitti saranno super felici e ci diranno sì, ti assistiamo e quindi non avremo problemi con Skull e Skullcleaver. Skull e Skullcleaver, sì, ok, stavo dicendo giusto. Allora, facciamo che salvare Savegame qui. È andato tutto.
Molto bene, dovremo poi curare il tizio ancora ferito dal serpente. Vi invito a lasciare un mi piace, un commento qua sotto e scrivere se per caso non l'aveste già fatto. E ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti, buona giornata.